Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Palamucci di Aprilia per la 10ª giornata di Serie C2 Calcio a 5. Quest'oggi si affrontano Buenaonda e Atletico Villa. Sembra essere tutto pronto. Inizia qui la sfida del Palamucci. Poi anche una fase di studio. Intanto subito il Buenaonda che va alla conclusione con Lorello, bravissimo ad opporsi qui da Alessandro. Sempre Lorello, passaggio lungo linea per Sabella, lo stop da parte del numero 3, poi ancora Lorello, la puntata di Lorello che poi colpisce De Filippis che si era messo sulla traiettoria. Ancora comunque da apprezzare sicuramente ancora questo tentativo di contropiede del Buenaonda. Intanto ancora l'Atletico Village che passa in vantaggio con il numero 9 Lombardo, con il tocco sotto misura che va a beffare Pacioni. Qui un po' una disattenzione da parte del numero 22, ma anche beffardo il tocco sotto misura. Attenzione adesso il palo e poi la conclusione sotto rete, incredibile. 1-2 da parte dell'Atletico Village, da 2-0. Punta poi dentro, poi finisce a terra Racciappo, non c'è fallo. Recupera la sfera poi Crepaldi. La conclusione di Crepaldi e il pallone che sfiora di un nulla il palo. Legnante, quindi Racciappo sulla cerchia di centrocampo, la stop la mette giù. Infanti, qui grande dribbling da parte del numero 11 che va via a due giocatori, poi Mazzocchetti e accorcia le distanze. Ma cosa ha fatto Infanti? Una grande giocata che ha messo a tu per tu Mazzocchetti davanti ad Alessandro e non ha sbagliato. Serve sulla destra Infanti che stoppa la sfera, si ferma, in corsa ancora da Spirito che sta pressando a tutto campo, poi Crepaldi, la conclusione che sfiora il palo. Serve Gentili che può andare a via Siniscalchi, qui il guizzo da parte del numero 14 che taglia il campo, ancora Siniscalchi, la conclusione del numero 14. Proteste per il Buenaonda per due decisioni discutibili. Intanto arriva il gol, arriva il pareggio della Buenaonda con Crepaldi e arriva anche il fischio di fine primo tempo su questo pareggio di Crepaldi, proprio sul gong. Tocca dietro per Crepaldi, la conclusione e il pallone che termina al lato, si muove in area di rigore, pallone dentro, recupera poi Mazzocchetti, può andare in contropiede la squadra della Buenaonda, ancora Mazzocchetti, la conclusione ed è il vantaggio 3-2, il gol cost to cost del numero 13 Mazzocchetti che batte D'Alessandro sul secondo palo, una grande azione. Azione da parte di Rallo alla fine ad Alessandro a mettere ancora in calcio d'angolo. Ancora l'Atletico con la conclusione da parte di il grande ancora Crepaldi. Quindi Rallo, serve la conclusione. È bravo D'Alessandro sul suo palo. Sulle sue tracce c'è Infanti. Il pallone dentro, recupera Rallo che c'è abbondantemente spazio per lui. Rallo, serve Racioppo con la punta. Racioppo, bravo D'Alessandro a tenerla lì. Tanto Siniscalchi cambia tutto per Mazzocchetti che sbaglia l'ultimo stop e adesso c'è l'opportunità per l'Atletico con Gentili, salva tutto Siniscalchi. La danza non ci riesce, poi Racioppo raggiunge la sfera, serve sinistra Siniscalchi, Siniscalchi va vicino al 4-2 che avrebbe chiuso la partita con il sinistro. Quindi Pacioni con le mani lunga stoppa la sfera del grande che non la tiene in campo, anzi sì, alla fine la perde Racioppo, c'è spazio per il grande, la conclusione, il miracolo di Pacioni, il miracolo. Il passaggio per Crepaldi che recupera, spazza via e finisce qui il match, finisce 3-2 per il Buenaonda che torna al successo proprio in casa al Palamucci. Tutta sconfitta per l'Atletico, ma avrà tempo per rimediare. Dunque per oggi è tutto da Emanuele Tegon.